Ciao a tutti qua da Garrubo e siamo qua in Dante's Inferno, eravamo arrivati all'inferno. Ora dobbiamo scalare i dannati per andare avanti. Porca miseria. Oh. Ok. Ok. Facciamo molto prima così. Sì. Ok, perfetto. Saliamo qua perché c'è dell'esperienza da prendere. Ok. Mi sa che possiamo potenziare qualcosa, la potenzieremo fra pochissimo. Cioè adesso, velocemente. Potenziamo. Se c'è qualche potenziamento buono per la croce, lo prendo. Vediamo. No. No, aspettiamo allora che si migliora, vai. Che salgo di livello per sbloccare. Vabbè, non faremo parlare Virgilio, perché sennò ci terrà qua per parecchio tempo. Ci dirà delle frasi che sono presenti proprio dentro la Divina Commedia. Ecco qua. Sì, molto confortante, direi. Perché qua logicamente Caronte è tutta la nave, non è che c'è la nave di Caronte e Caronte, no, è lui la nave. Ok, apriamo il ponte, ma dobbiamo aprirlo due volte, perché se proviamo a sorpassarlo ora moriamo come degli idioti, perché il ponte andrà a chiudere, cioè si torna indietro il ponte, quindi porca Eva, incominceranno a rompere le palle, sti cazzo di dannati, oh. Ok. Lavoriamo un po' così. Ah, è vero. Ste cazzo di aquile non finiranno mai di uscire, quindi pensiamo ad ammazzare questi di terra. Oh. Ma sai che devi andare. Ah, oh. Vai, non mi devono colpire a mezz'aria. Che culo, ok. Ancora siete vivi, logicamente. Oh, perfetto. Altra esperienza. Vorrei saperlo pure io. Queste sono delle rotture di coglioni, ragazzi. Sono tostissimi. Quindi noi incominciamo a rompere le palle. Ecco, potete vedere. Naggia, ho sbagliato, proprio tutto ho sbagliato. Allora, ora bisogna. Ecco, qua vai. Vediamo se riusciamo a farlo saltare. Sì! Ok. Condanniamolo, che guardate che succede. Bam! Lo tagliamo a metà. Ma non è uscito da solo questa volta. Ha chiamato gli amici, ha chiamato. No, no, stavolta non mi fotti. Mi ha fottuto una volta. Ma la seconda no. No, no. Vai. Cosa ho fatto? Ok, oh, vai. Stavolta lo assolviamo. No, ho sbagliato qualcosa. Assolviamo. Ok, ecco qua. Perfetto. Ok. Ora, come? Ah, da questa parte. Ora, se andiamo più sopra, ci sta una stanza in più. Che io voglio. Voglio andarci che c'è dell'esperienza. Ok. No, ci sono i pezzi d'argento. Le monete di Giuda. Ok. Buonasera. Ci
c'è ancora Virgilio, ma non ci parlo. Ci carichiamo la vita. Ma se vedete che rompo, sembra a caso, queste scatole, altra roba è perché c'è l'esperienza. Visto che l'esperienza serve, conviene rompere tutto. Ok, adesso dobbiamo ammazzare tutti. Porca miseria, sono... Ma è vero che non muoia mai. Oh, è uscito quello grosso. Ah, abbiamo il rage in caso vogliamo fare più... C'è il rage, la rabbia, se vogliamo fare più danno. Per adesso non serve. Se riesco a prendere questo... Oh, meno rotture di scatole. Ok, queste sono una rottura che nel frattempo che si scaricano. Oh, è convinto lui, eh. Oh, ti riassolvo che mi serve più potere. Ah no, L, scusate. Ah, ecco. Ha fatto veramente una maialata. Il mana, vabbè, ce lo carico, ma la prendiamo lo stesso. E costui è Ponzio Pilato. Possiamo sia condannarlo che assolverlo. Quindi troveremo tutte le persone che Dante ha messo nell'inferno e possiamo condannarle o assolvere. Quindi questo lo assolviamo perché mi serve potenza per la croce. E questa parte la vedrete velocizzata perché devo beccare tutte le palle nei simboli. Ecco, non abbiamo prese tutte, quindi prendiamo meno punti. Però l'abbiamo assolto. Ok. Ok, abbiamo punti esperienza in più per comprare. Vedete, possiamo potenziare ancora più alta la croce. Io volevo fare... Oppure possiamo mettere più vita o più mana. Volevo fare questo attacco più forte. Ecco qua. Quanti punti ho? 4 e 16, non posso comprarmi nulla. Però ho un attacco più forte con la croce. E come arma sì che è secondaria, ma è molto utile. Apriamo la porta squartandola proprio. Su ciò che è sacro, giuro di rinunciare ai piaceri della carne fino al ritorno da questa nobile crociata. Mi sono data a te perché io so che sarai fedele al nostro amore. Avresti dovuto essere onesto con questa dolce creatura. E invece sarò io a prendere il premio. Lasciala, lei è innocente. Non per molto. Appartengo a lui ora. Puoi incolpare solo te stesso, crociato. Non meriti una fanciulla tanto fedele e tanto pia. Ora siamo più incazzati che mai. Dobbiamo scontrarci ancora contro altre orde di bastardissimi. Ora provo la croce. Mamma mia, come sparamo. E fra poco mi faccio anche un altro potenziamento e mi potenzio la faccia. Oh, basta! Rage! Mamma mia, è cattiveria adesso. Non è che li condanno più o li assolvo.
Oh, è finito il rage. Poi ce ne siamo liberati parecchi. Il che è un bene. Che sennò... Non so perché l'ho assolto, ma va bene! Ma fra poco mi ripotenzia un'altra volta la croce. Se vado avanti così, anche se vorrei potenziarmi la faccia a sto giro. Ok. Penso che per qua ci fermiamo. La prossima volta andiamo da Caronte. E ci vediamo alla prossima. E ciao a tutti ragazzi. Basta! Basta! Oh.